Molto emozionata, felice perché per il nostro paese è un ruolo molto importante fare la Madonnina. Ti aspettavi questo riconoscimento? No, era un sogno nel cassetto da tanti anni e quindi sono molto felice. Come ti preparerai per vivere questo appuntamento? Ci saranno tanti appuntamenti in varie, ci saranno dei gemellaggi con Sulmona, Pratola. E sarò molto felice di E partecipare. anche il ruolo di San Giuseppe ovviamente non è da meno. Nicolas, rappresenti anche Sulmona in questo presepe. Sì, diciamo che io sono un mezzo sangue, sono metà di Sulmona e metà di Pesco Costanzo, quindi diciamo che rappresento entrambe le parti, ovviamente, di Sulmona, a quanto pare è la prima volta in San Giuseppe di Sulmona, quindi ovviamente speriamo di portare un po' di parte. Non sei, diciamo, sei abituato a interpretare ruoli per la tua passione, ma credo anche le tue ambizioni di attore, però questo forse è uno scenario diverso. Sì, ovviamente è uno scenario diverso. Diciamo che andando via da Sulmona, questo qua già è stato, già ho avuto modo di dirlo, andando via da Sulmona a 18 anni, ogni volta che si ritorna per partecipare a qualcosa del luogo, qualcosa che è legato alle nostre origini, ovviamente porta una forte emozione, quindi è questo che mi dà tanta soddisfazione, a prescindere dall'interpretare o meno un personaggio, che poi mi è capitato di fare per la prima volta San Giuseppe, ovviamente questo è un onore, però ancora di più tornare in Abruzzo. Sì, una bellissima novità, ma è più che sicuramente un segno in unità con la Chiesa, in unità con Papa Francesco all'inizio di questo anno giubilare della Misericordia. È un presepe in terracotta che uno Stato del Messico l'anno scorso ha donato al Santo Padre. Per concessione del governatorato è giunto e è arrivato a Rivisondoli. E quindi è un bel segno ecclesiale di unità, di gioia in questa 65esima edizione di questo presepe, che è un messaggio di unità del Centro Abruzzo, ma soprattutto di rinascita e di vita in questo anno giubilare. Bisogna viverlo sicuramente in unità piena con la Chiesa, con il Santo Padre, con i Vescovi, soprattutto in un'atmosfera di forte preghiera e di forte rinnovamento spirituale attraverso un'apertura a quello che il Signore vorrà nella nostra vita. E quindi penso che il Signore vorrà tante cose in questo momento difficile che il mondo e la Chiesa attraversa. Certamente, come tutti gli anni, anche il 5 gennaio 2016 ci sarà la 65esima edizione del Presepe Vivente. Ci auguriamo di avere una nutrita partecipazione da parte del pubblico. I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. Oggi abbiamo presentato in questa splendida cornice i personaggi del Presepe Vivente. Crediamo in questa unità del territorio insieme con Sulmona, perché Sulmona rappresenta comunque la porta dell'altopiano delle Cinque Miglia. Si ragiona oggi concordemente per un unico assetto territoriale e speriamo che il Presepe Vivente, insieme alla manifestazione canora di Maria Caniglia, possano essere il volano di lancio per la cultura, la tradizione e del turismo della Valle Perigna e dell'Alto Sangro. La presentazione dei personaggi a Sulmona, quindi un presepe che si terrà nell'ottica della coesione anche territoriale molto attuale oggi. Certamente, noi siamo un unico territorio, dalla Valle Pigna all'Alto Sangro, dobbiamo credere in questo concetto, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sulmona è la porta dell'altopiano delle Cinque Miglia, ma siamo un unico territorio. Tutto ciò che si farà e che si è fatto e che si programmerà deve essere fatta in un'unica ottica di lavorare insieme sinergicamente. Sì, sicuramente, con buoni auspici, visto che siamo riusciti a rafforzare anche, non l'amicizia, perché già c'era un'amicizia con i comuni limitrofi, però siamo riusciti a coinvolgere attraverso le amicizie che ci sono in amministrazione i vari paesi di tutta la Valle Perigna e il centro Abruzzo, e questa per noi è una vittoria importante. La Madonnina quest'anno è di Rivisondoli, terzo caso in 65 anni, quindi forse anche un pizzico di orgoglio. Ma io devo sottolineare una cosa, pur essendo io di Roccaraso, organizzatore a Rivisondo e in Rivisondo, io mi sento anche cittadino anche di Rivisondoli, perché mi hanno accolto bene e sono molto grato dal fatto che mi hanno dato questa possibilità, perché fare il presepe vivente di Rivisondoli, è il 14° anno che lo organizzo io, è una cosa altamente gratificante. Prosperini ce lo può sottolineare questa cosa che sto dicendo, la può avallare. Niente,
Io penso che fare il presepe vivente è un'emozione particolare, perché è una cosa che difficilmente un'altra manifestazione, perché parliamo di rievocazione sacra, sarà perché io sono cattolico, forse anche per questo motivo, e quindi è una cosa che sento. Poi, come dicevo prima al foyer, si può solo sbagliare, perché quando pensi di aver fatto tutto e fatto bene si può sempre sbagliare, ci sono 400 persone sulla scena e quindi il tempo, c'è sempre qualcosa. E poi siccome è un presepe che è vivo da 65 anni, c'è qualcuno che ti dice sempre, ti bacchetta se qualcosa non è andato proprio perfettamente. E questo appartiene all'umanità, alla vita. Da sottovalutare anche questa rete di punti di amicizia sul Mona, Revisondoli, e quindi un presepe che si tiene anche sulla questione, no? Territoriale, che è molto attuale oggi. La questione territoriale deve essere attuale, deve, sottolineo deve ancora per la terza volta, perché noi siamo in pochi. Sulmona, e parlo di Sulmona, io abitando a Roccaraso, quindi mi rifaccio a Sulmona, il centro Abruzzo, è una città meravigliosa, basta guardare lo scenario di questo teatro che è qualcosa di meraviglioso. Io organizzo spettacoli e quindi posso testimoniare che avendo queste bellezze non possiamo far altro che sfruttarle, e per fare questo dobbiamo essere uniti, soprattutto in questi momenti. Chiaro, c'è stata una precisa indicazione, perché se Sulmona vuole diventare la capitale della cultura del centro Abruzzo deve allargarsi al territorio, e io ho preteso, cioè, diciamo, mi sono consigliato e ho convinto il sindaco di Revisondoli insieme all'organizzatore Geppi del presepe vivente della 65esima edizione del presepe vivente di presentare qui i figuranti e tutto il presepe vivente. E questa è una bellissima manifestazione eccezionale, in quanto Sulmona si allarga al territorio e il territorio ritorna a Sulmona. È una giusta contaminazione dal punto di vista culturale e artistico, per cui anche noi che facciamo un presepe itinerante, che ha una finalità diversa, è quella di valorizzare la nostra città in quanto è itinerante nelle parti più suggestive della nostra città, è importante, perché noi contribuiamo al presepe vivente di Revisondoli, il presepe di Revisondoli contribuirà con la loro esperienza a quello nostro, per cui cresciamo insieme. È quello che bisogna fare per lanciare la cultura del territorio. Sulmona si mette, vuole diventare capofila di questo evento culturale, per cui noi andiamo in questa direzione. Penso che i primi passi li stiamo facendo. Nel passato Sulmona si è chiuso in se stessa, adesso bisogna aprirsi, allargarsi al territorio, non accavallarsi con gli eventi importanti, ma soprattutto valorizzarli, gli eventi importanti degli altri paesi, e soprattutto valorizzare quei nostri, e tutti insieme cresciamo.